Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In primo piano la cronaca ci porta in America. Un turista abruzzese, originario di Roseto degli Abruzzi, è morto a San Andrés in Colombia a seguito dell'attacco di uno squalo tigre. Originario di Roseto degli Abruzzi, è morto in Colombia attaccato da uno squalo tigre. Antonio Straccialini, 56 anni, era in vacanza nei pressi dell'isola San Andrés, un luogo chiamato Piscinita per le sue acque cristalline, dove erano già avvenuti episodi simili in passato. A renderlo noto è un notiziario colombiano. In San Andrés, un turista fu attaccato por un tiburón causandole una grave herida. Mentre si trovava su una moto d'acqua, l'abruzzese è stato morso alla gamba destra da un pesce cane di 2 metri. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'uomo è morto per dissanguamento a causa della profonda ferita. Non lo conoscevo personalmente e mi dicono che era partito tanti anni fa, ha commentato il sindaco di Roseto, Mario Nunez, comune dove attualmente risiede la sorella della vittima. Stando ai media locali, i funzionari dell'Entidad Coralina, società che si occupa dello sviluppo sostenibile dell'arcipelago, avrebbe preventivamente avvertito il turista di non fare il bagno in quella zona a causa dell'allerta squali. Lo squalo tigre è tra le specie di squalo più territoriali e quindi più aggressive. Nel 2021 i morsi di squalo ad esseri umani sono stati complessivamente 73. Torniamo in Abruzzo. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari quest'oggi è tornato in Via Lazio 61 a Montesilvano per denunciare una situazione che descrive insostenibile. Paolo Renzetti. La situazione è notevolmente peggiorata, perciò siamo qui. Allora, intanto appena siamo arrivati, ho fatto questa ispezione, siamo entrati nel locale contatori, abbiamo visto le cose allarmanti, fili, allacci completamente abusivi ed evidenti alla corrente, alla cabina, ma addirittura si allacciano anche, abbiamo scoperto, all'antenna che sta sopra al terrazzo, abusivamente. Qui ci sono anche allacci di acqua abusiva, allacci al gas e quant'altro pericolosi, ma quello che abbiamo trovato sono discariche enormi a cielo aperto, all'interno dei piani. Addirittura per la prima volta non siamo riusciti ad accedere al terrazzo, l'accesso è precluso da una catasta immensa di immondizia. Avete visto, le immagini parlano da solo, ma non solo, qui si continua a delinquere, questo palazzo è rimasto quasi completamente in mano ai clan, mentre prima, perché la situazione è peggiorata, mentre prima c'erano le famiglie oneste, adesso sono andate tutte via, quindi qui sono rimasti delinquenti, criminali, pluripregiudicati, il 99%, qualche famiglia è ancora rimasta, quindi il palazzo è completamente in mano ai clan. Ricordiamo che qui sono stati trovati proiettili, sono state trovate pistole, si spaccia droga giorno e notte, ci segnalano anche qualche appartamento dove si consumano atti illeciti, anche esercizio della prostituzione e tante altre cose ci segnalano i cittadini, non riescono a dormire più una notte per la situazione catastrofica. Io ho la ricetta in tasca, cosa bisognerebbe fare? Semplicissimo, qui basterebbe le due amministrazioni comunali congiunte, Pescara e Montesilvano, perché la proprietà del comune di Pescara, la maggior parte in esiste sul territorio di Montesilvano, dovrebbero emettere ordinanze condigibili e urgenti di sgombero immediato di tutti gli occupati, perché si può fare per questioni di igiene e sicurezza pubblica, poi transennare il palazzo, montare il cantiere, una vigilanza H24 anche privata fino a quando non si fa la riqualificazione e la demolizione, altrimenti rientrano dentro. Cosa invece si sta facendo? Si stanno facendo degli sfratti spot, significa oggi sfratto un abusivo, domani ne rientrano due, spendere soldi, si stanno spendendo invano soldi pubblici e non si risolverà mai il problema, quindi mi auguro che adesso mi ascoltino davvero per risolvere questo problema a tutela della gente onesta di questo quartiere. Serve l'intervento della Commissione europea per far bocciare la norma italiana che snatura la valutazione di impatto ambientale. A chiederlo è il Forum Abruzzese dell'Acqua. Stefano Recanati. Il forum H2O interviene sull'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale a sanatoria postuma, cioè a opere realizzate, del parco commerciale Miró a Chietiscalo, decisa ieri dal comitato VIA dopo che la società che sta realizzando il complesso immobiliare, la Sile Costruzioni, si è rivolta al TAR, un esito rivendicato da Forum H2O già un anno e mezzo fa. Noi avevamo lanciato degli allarmi perché purtroppo nel 2017 è cambiata la normativa nazionale e che ha incontrato
cui è stata introdotta la possibilità di fare le valutazioni di impatto ambientale a posteriori, veramente un controsenso. Ecco, purtroppo la Sile Costruzioni, il proponente, ha sfruttato questa nuova norma e ha chiesto la via in sanatoria. Noi avevamo lanciato l'allarme, il consigliere Febbo e il WWF avevano smentito e invece puntualmente l'altro ieri il Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione ha riaperto la procedura come richiesto dall'azienda. Ora l'appello di Augusto De Santis è agli enti e ai cittadini affinché intervengano con note scritte contro il progetto. Perché il Comitato Via potrebbe bocciarlo di nuovo. Purtroppo si apre uno spiraglio adesso per questo progetto che è realizzato vicino al fiume Pescara e assolutamente noi riteniamo che debba essere contrastato. Il GIP di Campobasso ha archiviato il procedimento nei confronti di due giudici popolari della Corte d'Assise di Chieti denunciate dallo stesso presidente della Corte. Le due giudici, secondo il GIP, non hanno reso informazioni false a proposito del controverso processo che portò alla assoluzione degli ex dirigenti della Montedison. Le presunte pressioni nel processo per il disastro ambientale di Bussi sul Tirino continuano a far discutere. Il GIP di Campobasso Veronica Dagnone ha archiviato il procedimento per infondatezza della notizia di reato nei confronti di Letizia Martini e Rosella Barchesi, due dei sei giudici popolari della Corte d'Assise di Chieti che nel dicembre del 2014 decisero l'assoluzione di tutti i 19 ex dirigenti della Montedison imputati nel processo delle mega discariche. La sentenza fu decretata in primo grado dal giudice Camillo Romandini, presidente della Corte d'Assise Teatina, lo stesso che ha denunciato le due giudici popolari. Gli imputati furono assolti per il reato di avvelenamento delle acque, in quanto, si leggeva nella sentenza, il fatto non sussiste. Il reato di disastro ambientale doloso invece fu derubricato in colposo, consentendone la prescrizione. Se condanniamo per dolo gli imputati di Edison, avrebbe detto Romandini alla Martini qualche giorno prima della sentenza, può succedere che loro si appellano e possono farci causa singolarmente a ognuno di noi. A lei va di giocarsi tutta questa roba? Questo quanto si legge nel dispositivo del GIP, che nella sentenza di Campobasso ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero. Il caso, sommato a una fuga di notizie che avrebbe consentito agli imputati di sapere in anticipo che sarebbero stati assolti, attirò anche le attenzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva avviato un procedimento disciplinare. Il tutto però si è concluso in un buco nell'acqua. Romandini fu rimosso dalla Corte d'Assise di Chieti e promosso alla Corte d'Appello di Roma. E ora anche la vicenda delle giudici popolari è conclusa. Gli elementi probatori sono insufficienti a sostenere la falsità delle informazioni rese dalle indagate nel corso del procedimento penale, come si legge nella sentenza del GIP Dagnone. I giudici di secondo grado all'Aquila invece avevano riconosciuto il disastro ambientale e quindi condannato 10 degli imputati, mentre avevano dichiarato prescritto l'altro capo di imputazione, l'avvelenamento colposo delle acque. La Cassazione successivamente nel 2018 aveva annullato le sanzioni, ritenendo il processo prescritto prima della sentenza di primo grado, ma passaggio decisivo per il proseguo delle bonifiche aveva confermato che il disastro ambientale e l'avvelenamento delle acque vi erano stati. Unione di forze al Comune di Chieti per dare accoglienza ai bambini che fuggono dal conflitto in Ucraina. L'assessore alla pubblica istruzione Gianmarino spiega come è composta la task force e quali sono i passaggi per dare ospitalità ai rifugiati. Selenia Secondi. Assessore, il Comune ha messo in campo un'organizzazione a partire dall'unità di crisi, come vi state organizzando? Sì, con questa unità di crisi che è stata subito costituita in sinergia con la questura, con la prefettura, con le associazioni e con la protezione civile ci siamo subito attivati affinché insomma, potessimo accogliere i primi bambini che sono arrivati dall'Ucraina. Sono fuggiti dalla guerra e per cui
cui lascio immaginare come sono i loro visi. Ieri c'è stata questa accoglienza intensa da parte di questo comprensivo diretto, da questo istituto comprensivo 1 diretto dalla professoressa Grazia Angeloni, che è stata veramente veloce insieme alle docenti, alle maestre, a fornire l'accoglienza giusta affinché questi bimbi sofferenti, estrapolati dal loro ambiente, si potessero ritrovare subito in maniera magistrale a scuola, in un contesto dove rappresenta la seconda casa. Per quanto riguarda invece chi volesse accogliere questi bambini, c'è una procedura? Sì, abbiamo già costituito un modulo che possiamo trovare anche online sul Pago PA, per cui si può riempire e poi rinviare per le famiglie che volessero sia accogliere e sia in qualche modo adoperarsi ad offrire diciamo, le proprie allocazioni. Ci sta questa possibilità subito, andando sul sito oppure andando al segretariato sociale, e saranno in qualche modo smistate poi alle famiglie che chiaramente avranno voglia di fare accoglienza. Gli studenti dell'ITIS Alessandrini di Montesilvano al fianco dell'Ucraina con un concerto di beneficenza che hanno tenuto questa mattina. Quella di oggi è una bella giornata per l'Istituto Alessandrini, c'è questo concerto di beneficenza per l'Ucraina, questi ragazzi che oggi sono tutti qui per ricordare questo evento tragico. È una giornata molto speciale per l'Istituto Alessandrini perché abbiamo voluto far vedere a tutti la nostra vicinanza, il nostro dolore per quanto sta accadendo in Ucraina, perché quanto sta accadendo in Ucraina potrebbe accadere a ognuno di noi. Assistiamo a un'ingerenza ingiustificata su un popolo, su uno Stato, sulle decisioni che un popolo vuole prendere. E quindi tutto ciò non può essere giustificato, anche perché la violenza, la guerra, la morte, le distruzioni non possono essere mai un veicolo di risoluzione delle questioni. Oggi si ricorda questo momento drammatico che sta vivendo l'Ucraina e questi ragazzi stanno dando una grande testimonianza da questo punto di vista. Assolutamente vero, è assolutamente vero che non potevo mancare in quanto sindaco ma anche come presidente della provincia a questo bellissimo evento in musica organizzato dall'Istituto Alessandrini. Un evento che vuole mettere in risalto quanto la pace sia un valore da difendere a tutti i costi e quanto la pace sia importante anche per, attraverso un messaggio da parte delle nuove generazioni, e le scuole sono un veicolo molto molto importante perché appunto sono i nostri ragazzi, i nostri bambini che un domani ci auguriamo ci potranno regalare un mondo migliore, e quindi un messaggio che arriva in un luogo, in luoghi quali le scuole che sono appunto deputati a formare i ragazzi del futuro, insomma è molto molto importante. Un plauso ovviamente alla preside, alla dirigente scolastica di Donato per questa bella iniziativa e a tutti coloro che si sono cimentati appunto affinché questa mattinata fosse piena di significati, piena di belle note, soprattutto note significative. L'Associazione Culturale Teramo Nostra ha ricordato il pilota Stefano Bandini che nel marzo del 2005 alla guida di un Canadair della Protezione Civile perse la vita durante le operazioni di spegnimento di un incendio in Toscana. La manifestazione si è tenuta all'interno della villa comunale intitolata proprio a Bandini. Vediamo. Stefano Bandini è una delle figure più significative della storia recente di Teramo, non a caso si è deciso di intitolargli la villa comunale. È un ragazzo che nel 2006 a 38 anni, operatore della protezione civile, invece di l'aereo, il Canadair che stava spegnendo un incendio a Viareggio, invece
di precipitare contro una scuola, purtroppo la rotta era andata male, salva le vite di questi studenti e immola la sua perché finisce contro un traliccio di energia elettrica. Quindi una medaglia d'oro al valore civile che deve testimoniare l'esempio per tutti, generazioni presenti e future, perché queste sono le figure che nell'umanità tracciano la strada per una coesistenza pacifica e civile. Ma a parte quest'ultimo episodio che descrive benissimo la personalità di questi due piloti, ma era tutta la sua giovane vita che lui aveva impegnato sia per la salvaguardia dell'ambiente come pilota di Canadair, sia come aiuto umanitario allo Sri Lanka con tanti voli che ha fatto gratuiti per portare gli aiuti alle nazioni colpite dallo tsunami. E vorremmo che gli aerei servissero solo per portare aiuti umanitari e per spegnere incendi, non per portare le bombe. Gli studenti dell'alberghiero Maiori in provincia di Salerno hanno concluso l'esperienza a Rivisondo, gli ospiti della struttura alberghiera Hotel 5 Miglia e all'interno del quale hanno proposto piatti con ingredienti della montagna abruzzese. Vediamo quali. Con il concorso enogastronomico La Cucina di Montagna si è conclusa all'Hotel 5 Miglia di Rivisondoli la seconda edizione della settimana di alternanza scuola-lavoro degli studenti dell'Istituto Alberghiero Pantaleone Comite di Maiori in provincia di Salerno. Attività formativa fuori regione che la Scuola Superiore della Costiera Amalfitana sceglie di fare da alcuni anni in Abruzzo grazie a una proficua collaborazione fra Hotel Spa ai confini con Roccaraso e i professionisti del settore usciti dall'Istituto Maiorese. Per una settimana l'hotel è stato letteralmente invaso da 62 allievi, provetti, cuochi, camerieri, pasticceri, barman e barmaids che hanno servito e cucinato per gli ospiti della struttura alberghiera. Tra i gruppi di studenti ai quali è stato dato il compito di simulare l'attività quotidiana dell'albergo, un'attività quotidiana di 8 ore che li ha visti impegnati nei laboratori di cucina e pasticceria, sala e bar. Il concorso enogastronomico in cui gli studenti provenienti da una zona di tradizione marinara si sono cimentati con gli ingredienti tipici della tradizione abruzzese utilizzando le sole risorse del territorio. Ha vinto il dulcis in fundo, il dessert pansoffice alle mandorle con croccante al cioccolato che ha superato al photo finish gli altri tre piatti proposti dalla giuria, l'antipasto, tortino di patate con funghi porcini su vellutata di caciocavallo, di mucca podolica e bacon croccante, il primo involtino di pasta all'uovo al ragù di agnello e il secondo filetto di maialino nero in CBT in crosta di pane croccante con granella di pistacchio e castagne glassate e riduzione di Montepulciano. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini abruzzesi. Riscontro più che positivo da parte della giuria del concorso, presieduta dallo chef Maurizio Agreste e composta da Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona, originario della costiera amalfitana, Maurizio Iafrate, fiduciario dell'Associazione Italiana Sommelier, i proprietari dell'Hotel 5 Miglia, Ennio e Francesco Cipriani, Massimo Ferraioli, ex docente d'inglese dell'alberghiero in rappresentanza della nota famiglia di albergatori maioresi, e Pierluigi Spiezia, giornalista consigliere SGAE FNSI del CRAM e la consulta dell'immigrazione della regione Abruzzo. Un defibrillatore per l'impianto comunale di Nobesso di San Nicolò è stato donato al comune di Teramo dall'agenzia Groupama, sponsor del Notaresco Calcio. Questa mattina la consegna. Noi siamo venuti a conoscenza dell'esigenza del campo di avere un nuovo defibrillatore e quindi ci siamo attivati prontamente. È uno strumento salvavita importantissimo soprattutto per giovani e meno giovani, nei campi sportivi è indispensabile. Vorremmo anzi estendere la possibilità anche alle altre associazioni sportive di farci richiesta qualora ne avessero bisogno di defibrillatori. Groupama, come sapete già, è sempre il primo posto per aiutare anzi le squadre sportive e noi siamo qui. Chiunque avesse bisogno di questo strumento per salvaguardia della vita ci può contattare e venire da noi in agenzia.
Ovviamente questo gesto di solidarietà va ad arricchire sempre di più una struttura che negli ultimi periodi, dopo appunto il rinnovamento di cui parlava poco fa, sta tornando alla luce con importanti anche attenzioni da parte di tutte le società locali, permette lo sviluppo di tutta l'attività sia giovanile dell'SN Notaresco, ma anche delle squadre di seconda categoria San Nicolese e di tutte le squadre che ne avessero bisogno, soprattutto in questo momento così importante e particolare. Per questo siamo profondamente grati alla società per questo gesto. Oggi appunto con la donazione del defibrillatore non solo segniamo un ulteriore tassello per la funzionalità, poi pensando al diritto alla salute di chi fa sport nel nostro territorio, nella nostra città, ma anche un bel segnale di collaborazione e di solidarietà con le associazioni sportive e con tutto il mondo che in questo momento ha tenuto in vita, anche nel periodo più difficile del Covid, il calcio, lo sport, che comunque restano assolutamente più bello e più importante messaggio di solidarietà, di coesione sociale che dobbiamo rilanciare anche in questo momento storico che stiamo vivendo. Lo sport: col calcio di Serie C cresce l'attesa per il derby di questo pomeriggio al Bonolis tra Teramo e Pescara. Biancazzurri quasi al completo, con la voglia di dare continuità agli ultimi positivi risultati per inseguire il terzo posto. Andrea Costantini. È un Pescara quasi al completo quello che affronterà il derby al Bonolis ore 17.30, quasi, perché a dare forfè è Mirko Drudi, il match winner della gara di martedì contro il Cesena, per un piccolo acciacco fisico. Torna tra i convocati Diambò, che però partirà dalla panchina. Il centrocampo non si tocca, Pompetti sta bene e sarà in campo con Derisio e Pontisso. Qualche dubbio in difesa, se Ilanes è chiamato a sostituire Drudi, giocando al fianco di Ingrosso, a sinistra è ballottaggio serrato tra Frascatore e Veroli, in avanti Rauti con Ferrari e Clemenza. Teramo che si è sempre dimostrato osso duro per il Delfino, come confermano i precedenti dove predomina il segno X, e i primi due episodi stagionali, l'1-1 dell'andata e la vittoria del Diavolo al Bonolis nel match di Coppa per 1-0. Teramo che nel girone di ritorno si è convertito a quel 3-4-3 tanto caro ad Auteri, ma che lo stesso tecnico siciliano ha ripudiato definitivamente per sposare il nuovo assetto che sta garantendo più solidità. Lo stesso Auteri presenta così i biancorossi di Guidi e il derby in generale. Ma non c'è tanta differenza rispetto a quello che il Teramo faceva prima, cambiano alcune posizioni in campo, comunque è una squadra propositiva, una squadra che costruisce molto. Noi ci dobbiamo preparare bene da questo punto di vista nell'aggressione, nella chiusura degli spazi ed evitare di farci chiudere, di farci aggredire, perché comunque è una squadra che porta una pressione alta al Teramo. Io sono sicuro che proprio per le caratteristiche del Teramo intanto sarà una bella partita, poi non sono stupido e so che per loro è la gara della stagione, poi al di là degli obiettivi noi di questo ne siamo consapevoli, ma a 6 giornate dalla fine noi dobbiamo spingere forte il piede sull'acceleratore, essere continui. Arbitrerà Daniele Virgilio di Trapani, che ha una sola direzione con entrambe le squadre, sempre quest'anno e sempre con un segno X. Pescara Viterbese 1-1 e Teramo Gubbio 1-1. E a pochi minuti dal derby col Pescara, il tecnico del Teramo, Federico Guidi, prova a immaginare la gara del Bonolis, che vedrà le due squadre provare a fare la partita, ma con i biancazzurri che possono vantare un tasso tecnico maggiore rispetto ai biancorossi. Ascoltiamo il tecnico. Ma io penso che dobbiamo essere molto forti a coprire la palla, proprio per come ho risposto prima al collega. Dobbiamo avere capacità di pressione anche per cercare di limitare i grandi palleggiatori che hanno, perché se le due mezzale sono Pontisso e Pompetti, è chiaro che se gli dessimo tempo e spazio di fare le giocate, hanno tiro da fuori, hanno filtranti, hanno cambio di gioco, cioè daremmo un ritmo al gioco del Pescara che veramente rischieremmo di correre tantissimo. Molto spesso ho rimarcato come la curva sa incitare
la propria squadra, perché anche quando abbiamo sbagliato le partite fino al 95esimo ci hanno incitato, aiutato e supportato continuamente. Quindi poi al 95esimo magari ci hanno anche richiamato più volte a dare qualcosa in più, però quella è cultura proprio del tifo, mentre in tanti, molti altri, al primo errore si fanno un po' prendere dall'emotività della gara o dell'evento positivo o negativo. Però io penso, cioè, quello che avverto è che c'è grande calore verso la squadra, verso il Teramo, e la curva per noi è un fattore. Nel momento in cui il Pescara avrà la palla, noi dobbiamo essere pronti a saper attaccare anche spazi più ampi, perché quando affronti una squadra che vuole avere la palla e ti schiaccia nella sua metà campo, devi essere pronto ad attaccare spazi aperti. È quello che noi molte volte abbiamo fatto con le squadre avversarie, ma dove magari non siamo stati bravi a difenderci in quella maniera lì. Però sicuramente sia per noi che per loro questo tema sarà dominante nella partita. Serie D, tra poco si disputerà il match di Coppa Italia tra Castelnuovo e Torres. Per noi allo Stadio Comunale si trova Stefano Recanati, col quale ci colleghiamo per le formazioni. A te Stefano. Buon pomeriggio a tutti, 5 minuti all'inizio di questo ottavo di finale di Coppa Italia che vedrà di fronte Castelnuovo, Mano e Sassari Torres, gara che valevole per il, come detto, ottavo di finale. Chi vincerà volerà ai quarti di finale, dove si affronterà già lo Scandicci in terra toscana. 4-2-3-1 per il Castelnuovo di Guido Di Fabio. Natale in porta, linea difensiva con Pulsoni, Terrenzi, Orlando e San Severino, centrocampo a due con Emili, Leonardo e Prestiani. Sulla tre quarti Degidio, Ragni e Morelli, l'unico attaccante è il rientrante Bubalo. A disposizione Alonzi, Ludovici, Campestre, Foglia, Casimiri, Scacco, Sparvoli, Coli, Emili, Lorenzo. Allenatore, come detto, Guido Di Fabio. Risponde la Torres con un 4-3-3 con Garau in porta, Vignoni, Adametto, Guerini e Pinna in difesa, poi Bianchi, Pinna, Samuele e Turchetta a centrocampo, Sabatini, Diakite, De Marchi in avanti. A disposizione Salvato, Ferrante, Rossi, Mucai, Tesio, Magalla, Ruocco, Magnucco e Lisa. Allenatore è Alfonso Greco. Dirige l'incontro Ranieri di Como, come detto, per questa sfida che vale l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Sarebbe un risultato storico per la formazione allenata da Guido Di Fabio, che in campionato sta riprendendo a marciare velocemente verso la salvezza. Squadre che stanno facendo allora ingresso in campo in questi istanti. Linea che può tornare allo studio. Grazie a Stefano Recanati. In conclusione, è appena stato diffuso dall'assessorato regionale alla sanità il bollettino Covid di quest'oggi. In Abruzzo nelle ultime 24 ore sono 1969 i nuovi casi emersi, emersi da 4.120 tamponi molecolari e 10.656 test antigenici. Oggi si registra anche un decesso, i guariti invece sono 474. I positivi nella nostra regione sono attualmente 38.170, 1.494 in più rispetto a ieri. Di questi 256 sono ricoverati in area medica, 3 in più rispetto a ieri, 13 sono quelli in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Dei casi odierni, 445 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 485 a quella di Chieti, 374 alla provincia di Pescara, 564 a quella di Teramo, mentre 37 dei contagiati provengono da fuori regione e per altre 64 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. Termina qui questa prima edizione del TG6, vi ricordo che dalle 16.30 potete seguire le partite di calcio previste oggi con Abruzzo del Pallone, l'informazione invece tornerà alle 19.00. Grazie e buon pomeriggio.